Ritorniamo in cucina per parlarvi del gran galà del Tortel d'Ors di Colorno che è giunto alla 7ª edizione. Vi abbiamo parlato in precedenza delle tante iniziative che sono in programma per questa edizione, un'edizione importante, un'edizione che ha visto anche diverse novità di cui vi abbiamo parlato. Sempre sul programma chiedo a Federica Lazzarini di B&B Comunicazione che organizza, ricordo, insieme alla Confraternita questa iniziativa. Che cosa segnalare ancora ai nostri telespettatori, Federica? Allora, abbiamo il nostro grande classico che è la gara delle resdore, cioè la gara delle massaie colornesi e del comprensorio di Colorno. Sono 10 massaie che si sfidano nella realizzazione del miglior Tortel d'Ors. In pratica noi mettiamo, diciamo, a loro disposizione la possibilità di cucinare il proprio prodotto, che ricordiamo è un primo piatto in pasta fresca, un primo piatto di pasta ripiena, e le massaie, una volta terminata la preparazione, offriranno i propri tortelli a una giuria di esperti gastronomici, chef, giornalisti, membri della confraternita del Tortel d'Ors, e questi, alla fine ci sarà la premiazione della miglior massaia con una bellissima opera d'arte di un architetto e pittore colornese, e che è possibile tra l'altro vedere, sarà possibile vedere sul nostro sito, che è www.torteldors.it, dove è possibile trovare anche la ricetta e quindi, diciamo, confrontarsi con quelle che sono le nostre massaie e vedere effettivamente se è possibile realizzare anche a casa propria questo straordinario prodotto della tradizione. Ecco, Enrico Bergonzi, che è lo chef della confraternita Tortel d'Ors di Colorno, io a lui vorrei anche chiedere, rispetto a questa competizione tra massaie, c'è una giuria che evidentemente poi decreterà quale sarà il tortello migliore, ma quali dovrebbero essere le caratteristiche di questo giudizio, chef? Non è così semplice da giudicare. Immagino. Perché sono stati anni di diatribe anche tra di noi. All'inizio ognuno aveva la sua ricetta gelosamente custodita. Erano diverse completamente. Abbiamo messo 3 o 4 anni per fare una ricetta che accomunasse tutti i gusti, comunque i gusti anche della gente che veniva poi dal di fuori per mangiarlo, perché se io dovessi fare la mia che mangio per Natale, è solo mia, non è appetibile, è molto acida la mia ricetta originale. E poi devono essere molto equilibrate. E non è che giudichiamo, sì, noi giudichiamo qual è il migliore, però anche scopriamo cose sempre nuove. Noi abbiamo parlato prima delle 3 mostarde, sì, messe all'interno, mosto cotto, e poi mettiamo anche del pane grattugiato, adesso lo andremo poi a mescolare. Poi, da questa base di partenza, possono essere aggiunte tantissime cose. Chi un anno aveva messo il caffè, chi metteva le castagne, i pinoli, l'uvetta, a seconda delle influenze che aveva avuto la propria famiglia rispetto a questo prodotto, perché ad esempio uno aveva sposato una signora che veniva dalla montagna, castagne, perché dalla nostra parte ce n'erano, ma ce n'erano poche rispetto ad altri prodotti. Perciò le varianti sono molteplici e di più. Allora, noi adesso cosa dobbiamo fare? Ecco, ricominciamo un po' a lavorare per la realizzazione del nostro tortello. L'impasto sta riposando? L'impasto sta riposando, ormai per oggi non ci soffermeremo più di tanto sulla pasta, perché penso che in zona la pasta all'uovo sia, sì, basilare. Abbiamo del pane grattugiato, è, sì, un pane grattugiato però fatto con lievito madre, sì, non è un pane all'olio. Adesso sto leggermente scaldando la saba. Poi noi andremo a scottare. Ok? Proprio solo scaldare, non, sì, deve. No, no, la scaldiamo. Sì. Andiamo a bagnare il nostro pane. Sì. Come se facessimo un ripieno per gli anolini o per. Ok. Ok. E mescoliamo il tutto. E mescoliamo il tutto. Questo, diciamo, è la base, il fondo di partenza per il nostro ripieno. A questo punto, bello amalgamato, sì, ok, a questo punto invece dobbiamo unire le 3 mostarde, sì, essendo frutta raccolta sulla pianta hanno un'acidità tutte e 3 completamente diverse. La ricetta vuole un terzo, un terzo, un terzo in proporzione. Però è sempre relativo, può essere che un anno è più dolce la pera, uh-huh, rispetto alla mela o rispetto alla zucca. Eh beh, d'altronde. La cucina è così.
si danno delle indicazioni. Si danno delle indicazioni. Attendibili, però poi dipende molto, no, dal prodotto, perché siamo parli di prodotti della natura. Quindi, perfetto. Questa l'ho lasciata a pezzi, alcune versioni viene tritata completamente, dipende poi come uno è abituato in casa. Ok, amalgamiamo il tutto. Amalgamiamo il tutto. Poi questo ripieno va fatto riposare. Va fatto riposare per almeno 5 giorni, una settimana. Ah, sì? Dove? Deve rilassarsi. E qui dove viene la particolarità? Adesso in frigorifero, in casa c'è molto caldo. 30 anni fa, 40 anni fa non c'era il frigorifero. Però è un prodotto che si conserva 6-7 mesi in un ambiente fresco, in cantina. La coprivano solamente con un foglio di carta o qualcosina per coprirlo, proprio che non ci vadano degli insetti. Sì. Però ha un conservante naturale che è lo zucchero, ne abbiamo un 30% circa all'interno e non ha assolutamente problemi. Non abbiamo messo uovo, non abbiamo messo parmigiano. Sì. È semplice, semplice. Lo stesso ripieno sarebbe perfetto per un dessert. Benissimo, quindi teniamo buona questa ricetta anche magari per realizzare un dessert. Una cosa importante, noi qui ovviamente non è che lo facciamo riposare 5 giorni perché tra 5 giorni lo chef è impegnato nel Gran Galà, però insomma ricordatevi questa fase che è importante, perché il riposo dell'impasto poi che si amalgama meglio, è proprio una questione di amalgamare tutti i sapori. È inteso sempre come un impasto da pasticceria e sì, la maggior parte degli impasti va rilassato e si amalgama in modo naturale. Io non ho usato volutamente anche il mixer elettrico, sempre a mano. La mano è quella che giudica il prodotto e la qualità del prodotto. E d'altronde una volta, è vero chef, tutte le apparecchiature elettriche che adesso insomma si hanno a disposizione non c'erano, quindi da questo punto di vista anche la preparazione deve tenere conto delle tradizioni. E come da tradizione tiriamo la pasta. Allora, tra poco realizziamo il tortello. Noi abbiamo, chef, solo per dirle un po' i tempi del programma, 19 minuti e quindi in pratica io tornerò alla fine di questa diretta per cuocerli, è corretto? Perfetto. Di quanto tempo mi dice avrà bisogno verso la fine del programma? 3-4 minuti, non di più. Facciamo anche 5, così possiamo comunque fare con calma, ripetere tutto e impiattare il nostro primo piatto. Ricordo che insieme a noi c'è anche Carla Maestri, che è consigliere della Confraternita, la Confraternita che si dà un grande affare per tenere vive proprio queste tradizioni, per organizzare questo evento così importante. Al Gran Galà arrivano diverse persone ed è sempre un successo, e lo sarà anche per questa settima edizione. Di solito c'è una grande preparazione dietro, ma la soddisfazione è tanta perché il pubblico è molto, di solito. Sono tutti molto interessati a questa cosa un po' strana di questo tortello dolce. Molti pensano che sia appunto un dolce, un dessert, invece quando arrivano li scoprono che è tutta un'altra cosa. E partecipano sempre anche molti cuochi famosi a questo, a questo evento, che vanno poi, di solito sono in giuria per giudicare le massaie. E queste massaie vengono selezionate? No, niente, si propongono perché magari hanno una ricetta particolare a casa, perché poi ogni casa aveva una ricetta diversa, insomma, chi metteva addirittura le noci dentro piuttosto che i pinoli o le castagne secche, appunto, così. E dato che le ricette sono diverse, sono proprio familiari, tutte le volte che c'è questa gara si scoprono dei sapori diversi e contrastanti. E questi chef sono proprio lì per giudicare qual è la ricetta che risponde meglio al gusto anche generale, certo, perché insomma le ricette troppo particolari magari non sono poi proponibili. Abbiamo visto nel monitor di servizio, se la regia può mandarlo in onda anche per tutti voi che ci state seguendo, delle belle fotografie, vabbè, dei giurati che assaggiano, perché è questo di cui si tratta. Era in onda? Non lo so, non le avevo viste. E poi questi bambini, allora me la riproponete, questi bambini, perché anche i bimbi sono insomma i protagonisti in questi laboratori di cucina. Ricordiamo che, chef, mi può aiutare in questo concetto?
detto, cioè è proprio fin da bambini che bisogna, come dire, insegnare e sapere come intanto non perdere le tradizioni, ma anche quali sono proprio i gusti, i sapori e le eccellenze del nostro territorio. È da bambini che iniziamo. Tra l'altro, come confraternita, noi andiamo nel periodo invernale nelle scuole elementari, generalmente facciamo le quinte classi, per dare la possibilità non ai ragazzi che sono nati lì, ma a quelli che sono venuti dall'esterno, l'immigrazione, di dare la possibilità di conoscere i nostri prodotti, cosa che eventualmente in famiglia non farebbero mai. Un classico tortello d'erbetta o questo tortello d'orzo qua, perché non conoscerlo, non apprezzarlo? Può unire tante culture e l'integrazione parte anche dal cibo. Se noi abbiamo qua o li facciamo di ricotta o comunque una marmellata, che possono andare bene per tutti. E allora iniziamo. L'idea nostra è stata, come confraternita portiamo le nonne a scuola e assieme si fa da mangiare, di modo che si unisce tutto il gruppo, tra virgolette. Quello è molto importante. Va bene, allora adesso che cosa dovrà fare, chef, per continuare nella adesso preparazione? Adesso tiro la pasta, la farcisco e poi piano piano andremo a cuocerla e vediamo il condimento. Va bene, possiamo vedere la fase dopo di quando farcisce almeno un tortello, se ce ne lascia uno, vediamo proprio anche la parte conclusiva, okay, avendo seguito la preparazione dall'inizio. A proposito di preparazione, quanta preparazione c'è nell'organizzare questo evento? Assolutamente molta, perché noi abbiamo molta cura innanzitutto di quelli che sono i nostri ospiti, proprio perché siamo intenzionati a far sì che questo prodotto, che è un prodotto locale, diventi invece apprezzato e gradito anche ad un pubblico più ampio. Abbiamo molta cura ovviamente anche per quelli che sono tutti i nostri partner e collaboratori, perché come abbiamo detto è un evento molto complesso, quindi abbiamo bisogno di appoggiarsi su diverse competenze che vanno appunto dalla cucina, quindi abbiamo il nostro chef e ad esempio i numerosi giornalisti che sono stati citati, che ci stanno aiutando a promuovere questo tortello, giornalisti e chef famosi, quindi ad esempio abbiamo avuto Leveillé, abbiamo avuto Bottura. Di modo che anche con la propria fama, ma con la propria consapevolezza, con le proprie conoscenze culinarie, ci aiutino a diffondere questo prodotto della tradizione. Perfetto, qui abbiamo un esempio del prodotto già finito, è vero chef? Lo andiamo a inquadrare nel dettaglio, così oltre che in fotografia lo vediamo anche proprio così nei nostri studi dal vivo. Poi come lo consiglia? Vabbè, dopo magari mi racconta come lo impiattiamo, però la cottura è quella del classico tortello. La cottura classica in acqua salata, sì, normalmente per qualche minuto, poi le versioni sono due, sì, la versione può essere è condito con burro e parmigiano, come la maggior parte dei nostri primi piatti, oppure burro parmigiano e una punta di doppio concentrato di pomodoro. Ah sì? Sì, il doppio concentrato ha una compensazione, secondo me, perfetto tra acido, dolce, amaro, salato di tutto il piatto. Gli dà una leggera acidità che compensa il dolce della frutta che abbiamo all'interno. Eh beh, è sempre tutta una questione di bilanciamento, vero, in cucina? È solo una questione di bilanciamento per avere il piatto perfetto. Grazie, ci vediamo tra pochissimo, così concludiamo il nostro programma sempre qui in cucina, ricordando e rinnovandovi l'appuntamento per questo weekend. Certo. A tra poco, noi tra poco la tiriamo fuori perché tra poco è pronto il nostro tortello, è vero chef? Ha già tirato fuori la forchetta, perché non a caso si è materializzata, però è vero, quando si parla di tradizioni, per esempio come quella del tortel d'orso, quando ci si siede a tavola per trascorrere un po' tutti di tempo assieme, è vero, io non dovrei dirlo, però si spegne la televisione, finalmente ci si guarda in faccia, ci si siede, si racconta qualcosa, vabbè, è un momento conviviale importante. Questa è cucina, questa è cultura. Allora, va bene, a proposito di cultura, il nostro tortello è quasi pronto, vero chef? Stiamo riempiendo la nostra pasta, si è rilassato il ripieno e la pasta. E abbiamo poi 5 minuti, quindi facciamo in tempo, l'acqua sta bollendo, quindi assolutamente facciamo in tempo. E facciamo i classici tortelli. L'importante è che li chiudiamo bene e che fuoriesca tutta l'aria dal tortello. Sì. Poi io la seguo in questa fase finale, sì, chef, anche le telecamere la seguono, stiamo calando il nostro tortello dentro l'acqua che è salata e bolle, cioè proprio la classica cottura del tortello. Adesso aspettiamo qualche istante e poi andremo a scolarlo e poi li fa saltare in padella, chef? Li metto in padella così anche per la telecamera si vedono bene. Bravissimo, bravissimo. E noi li condiamo con burro e parmigiano reggiano.
perfetto. Però aveva consigliato nello spazio precedente, vi ricorderete, anche magari appunto due cucchiai, mi aveva detto, chef, di pomodoro. Una punta di un cucchiaio. Una punta di un cucchiaio, bravo. Di pomodoro. Non esagerate, perché sennò la mia ricetta non vincerebbe, come dire, nella gara delle risdore sicuramente. Però ecco, l'ha messo anche perché appunto c'è questo bilanciamento con l'acidità del pomodoro e la dolcezza dell'impasto del ripieno, no? Che abbiamo realizzato. Allora io ho il tempo per ricordare, mentre lo chef continua, le telecamere possono rimanere ovviamente sulla nostra cucina con Federica, il programma 11 e 12 ottobre, il gran galà del Turtle Doors di Colorno, location, orari, prego. Certo. Federica. Allora la location quest'anno sarà all'interno del giardino del Palazzo Ducale di Colorno, quindi mentre negli anni passati era stata nella piazza esterna, quest'anno vi portiamo nell'interno, venite perché vale la pena anche solamente per visitare questo bellissimo giardino. In più, diciamo, noi abbiamo eventi che partono dall'inizio di sabato mattina fino a domenica sera. Il ristorante è sempre aperto a pranzo e cena in un'area coperta e riscaldata, che consente quindi a tutti di venire a gustare il proprio tortello anche in caso di maltempo. In più abbiamo mercati di diverso genere, fra cui ricordo il giardino di Maria Luigia, quindi la mostra mercato dedicata ai frutti, alle piante e ai fiori antichi. In più vi ricordo l'aperitivo Le Stelle di Parma, che sarà sabato alle 18.30, un aperitivo degustazione gratuito con i prodotti del nostro territorio. Poi avete visto qui la ricetta preparata dal nostro chef del Tortel Dolce, potete trovarla sul nostro sito che è www.torteldolce.it e seguirci anche sulla pagina Facebook Confraternita del Tortel Dolce, dove ci sono aggiornamenti, c'è la possibilità di partecipare a dei contest e di vedere tutte le novità relative non solo al Tortel Dolce ma anche alla gastronomia del territorio, che noi teniamo sempre particolarmente in considerazione nei nostri eventi e che quindi vogliamo far condividere anche alla community su internet. Perfetto Federica, chiarissima, adesso noi stiamo scolando i nostri tortelli che verranno conditi nel modo in cui lo chef ci ha detto, e praticamente il piatto possiamo dirci sì. Confuso. Prego, prego. Leggermente chef. Rosato, vedete, sì, appena esatto. Rosato il piatto. Poi andiamo a impiattare i nostri tortelli. Sono molto curiosa di conoscerne proprio il sapore, chef. Adesso appena la sigla ce lo consente, prenderemo la forchetta e assaggeremo veramente questo tortello della tradizione. Un piatto che, abbiamo detto in questa puntata, è tradizione, storia e cultura. Una pasta ripiena a base di mostarda, di frutti antichi, mele cotogne, pere nobile, cocomero bianco e vino cotto. Tutto questo è tradizione a Colorno. La Confraternita, l'abbiamo detto, porta avanti questa tradizione con tante iniziative, con questo gran galà. Carla Maestri, consigliere della Confraternita, ci ha raccontato anche come è nata questa idea e sicuramente poi un'idea che andrà avanti, che si è concretizzata e che vi dà anche tanto entusiasmo. Tant'è che la ricetta è stata registrata alla Camera di Commercio di Parma. Questo è importante, questo è molto un passaggio molto importante. Bene, io ecco qua il piatto, lo vediamo, proprio bellissimo. Complimenti chef, rigorosamente in diretta. Grazie. Grazie a voi. Grazie davvero allo chef Enrico Bergonzi, a Carla Maestri, consigliere della Confraternita, Federica Lazzarini, VIB Comunicazione, grazie, che organizza insieme alla Confraternita questo gran galà. L'appuntamento dunque 11 e 12 ottobre a Colorno. Grazie, grazie davvero anche a voi che ci avete seguiti in questa puntata di Buongiorno Reggio. Torno domani mattina, lo sapete, puntuali alle 8.30 per una nuova puntata. Arrivederci, grazie e a domani.